Ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata. Come potete ben udire dalla musica, come potete ben vedere dalle cose che ci sono attorno a noi, abbiamo appena superato la vittoria. Alla fine di essa abbiamo avuto uno scontro bellissimo con Lino e poi siamo giunti finalmente alla Lega Pokémon. E in questo episodio quindi vedremo di concludere in bellezza il nostro viaggio. Anzi, non so, ora che ci penso, non so se faremo in tempo a finire tutta la Lega Pokémon in questo episodio. In ogni caso, ragazzi, siamo giunti alla sfida finale. La sfida qua attingono qualsiasi allenatore di qualsiasi regione, la Lega Pokémon della propria regione, per appunto. Quindi in questo caso la Lega Pokémon della regione di Owen. Ci aspetto i Super 4 mitici allea 4 allenatori e per finire il campione della Lega Pokémon, nonché allenatore più forte di tutti. Sarà un'impresa ardua, ma ce la faremo. Ce la faremo con l'aiuto di tutti i nostri Pokémon, con cui abbiamo vissuto un sacco di avventure, a superare anche quest'ultima sfida. Anche perché dopo il boss finale ci sono le cose post game, quindi dovremmo farcela per forza. Da qui in poi possono proseguire solo gli allenatori che hanno conquistato tutte le medaglie. Controlliamo le tue medaglie. Coraggio, allenatrice, abbi fiducia nelle tue capacità e nei tuoi Pokémon. Grazie. Eccoci qua. Si sente il rumore della porta che si chiude. Ok, questa è la zona d'ingresso alla prima sfida. E a giudicare dall'atmosfera infuocata. No, a giudicare dalla sabbia, il primo Super 4 è esperto di tipi terra, quindi in base all'elemento del Super 4 vedo di decidere il primo Pokémon da lanciare in campo. Ok, dovrebbe essere o di tipo terra o di tipo fuoco. Salve. Seduto sulla sedia. Benvenuta, sfidante! Sono Fosco di Super 4. L'unico seduto sulla sedia ad aspettare. Ok, allora. Dovrebbe essere esperto di tipi terra, lui, a giudicare dalla zona. Comunque sia, il primo Super 4 lo facciamo con Travis, poi gli altri capiremo. Uno mi ricordo bene di che elemento è esperto, gli altri me li ricordo a malapena. Comunque, mi piace il tuo sguardo fio. Ci aspetto una grande sfida. Non sto nella pelle. Bene, diamo il via a questa lotta. Una lotta come se ne possono vedere solo la Lega Pokémon. Sarà divertente. Mamma mia. Ecco. Fosco, il primo. Esperto in Pokémon di tipo buio. Ha mandato un Mighty Iena, quindi. Ok, allora sì, madonna, 5 Pokémon. Ecco una cosa che mi sono dimenticata di dire. Qui i Super 4 hanno 5 Pokémon. E poi ogni Super 4 è poco. Ogni Super 4 successivo è leggermente più potente del Super 4 precedente. Cosa vuol dire? Che adesso qui vedete che Fosco ha un Mighty Iena di livello 50, quindi si presuppone che il suo Pokémon più potente sia di livello 52. Bene, il Pokémon più potente del prossimo Super 4 è di livello 53/54, mentre e così via, finché non si arriva al campione che arriva fino ad avere il livello 60, se non sbaglio, come livello più potente. In ogni caso, la prima volta mi hanno preso la sprovvista, porca puttana Travis, devi però evitare di farti prendere, di rimanere in balia della confusione. Odio i Mighty Iena per questo fatto della mossa bullo, la odio. Vai Fabice X, bravissimo. Vai, fai brutto colpo, mamma mia. La prossima scelta sarà Epsilon, un altro di tipo buio, quindi lasciamo sempre in campo il nostro carissimo Travis. Chiamo sì, la mossa Forbice X di tipo coleotero spacca. Quando va a segno, si intende. E vabbè, ero assalto. No! Caputtana, porca troia, ero assalto. Poi, da quando poi un Epsilon conosce ero assalto? Comunque, uso ricarica totale, così mi cuo dalla confusione. Intanto, ecco fatto. Tra l'altro, Travis ha 200 punti vita tondi tondi. Ok. Questo episodio mi sa che sarà comunque lunghetto, Se arrivo anche all'ultimo Super 4, sono a 30 minuti, il campione lo batterò nel prossimo episodio. Tra l'altro, sarà a livello 56.
vuole imparare Drago Pulsar, che è tipo l'evoluzione di Drago Spiro, quindi gliela insegno. Drago Pulsar è di precisione 100 e potenza 85 rispetto a Drago Spiro, che è a potenza 60, quindi facciamo dimenticare Drago Spiro e impariamo Drago Pulsar. Questa scelta sarà Sharpedo, Pokémon oltre che di tipo buio anche di tipo acqua, quindi ne approfitto e uso Mega Assorbimento. Quindi non si dice, non l'avrei mai detto comunque da come l'ambientazione della prima sala che questo fosco fosse l'esperto di tipo buio, però effettivamente fosco. Vabbè, non me lo ricordavo, quindi ragazzi ricordatevi, primo capo palestra esperto di tipo buio. Poi qui rispetto a Pokémon Y già vedete che c'è un ordine preciso con cui affrontare i Super 4. Si affrontano per forza in questo ordine rispetto a Pokémon Y in cui puoi affrontarli quando vuoi. Nell'ordine che vuoi, scusate. Nell'ordine che preferisci. Oddio, odio il bruciapelo, lo odio il bruciapelo con le mosse. Dai, la cosa positiva di affrontare il Super 4 che 5, con 5 Pokémon a testa è che arrivi a fine combattimento che sei detto di livello forse. Cacturn è preso a Erba Buio, visto che forse Forbice X funziona ancora. Che brutto che è. Aiuto, mi sono pure fatta male, vaffanculo. Tira una protezione per la di punte e vai, funziona ancora una volta. È bruttissimo da vedere Cactus, ragazzi, è inquietante. Ti guarda malissimo, sembra uno spaventapasso di versione Cactus. Ok, tutto questo è una salita di livello Travis. Comunque, Fosco battuto, che faccia che ha. E va bene, ho perso. Beh, non importa, è stato divertente, ma sì, dai, ci siamo divertiti. Ascolta bene quello che ti sto per dire. Tu hai la stoffa della campionessa, entra nella prossima sala e preparati alla nuova sfida. E se ce lo dici più Super 4... Allora vuol dire che siamo sulla buona strada. Allora Qui c'è una memoria di ferro, raga. Non mi ricordo nulla. Ho tipo l'impressione che sarà tipo spettro, no? C'è questa impressione. Allora, c'è un Super 4 che è esperto di tipi ghiaccio e uno che è esperto di tipi di acqua, ricordo bene. E quello di tipi di acqua è l'ultimo. Ah, sì. Allora, questa qui è la capopalestra. Eh sì, la Super 4 esperta nei tipi buio, quindi... Mettiamo come primo Pokémon Sam. Salve. Aspettate, salviamo prima della sfida, non sia mai. Non sia mai che succeda qualcosa di brutto. Sono Esther dei Super 4. Ciao Esther. Piacere, Giada. Ti va a danzare. Sul Monte Pio hai imparato a entrare in sintonia con i Pokémon di tipo spettro. Comincia a essere inquietante questo modo che ha di muoversi. Il legame che ho stabilito con i miei Pokémon è molto profondo. Avanti, fammi vedere se riesci a dare fiore o torce ai miei Pokémon. Ce la faccio felice questa. Pom! Vai Esther! Qui fiori. Parte la sfida di Esther che manda in capo. Dusclops! Evoluzione di Dusclops. Beh, raga, aspettate un secondo. Parlando di tipi spettro, c'ho freddo. Vai Sam, sei pronto a far fuori 5 Pokémon filati? Ecco, da notare che livello 51, quindi come avevo detto, il Pokémon più potente che stavolta è di livello 53, non 52. Comunque il Pokémon potente di prima dovrebbe essere stato Epsilon, non avevo notato il livello di prima. Comunque il Pokémon più potente di Fosco dovrebbe essere stato Epsilon. Qui non mi ricordo chi è il Pokémon più potente di Esther. Comunque livello 64 per Sam. Matteo sarà livello 58 e Esther adesso sta per mandare il capo Dusknoa che gli piace da matti. Ultima evoluzione di... Ah, ecco, questo è il suo Pokémon più potente. Livello 53. Dusknoa è l'ultima evoluzione di Dusclops. È stato introdotto in quarta generazione, ricordo. L'ho fatto tentennare. Mamma mia, va ancora. Porca troia, ricarica totale. Quando un Pokémon fa pressione, mi fa spendere 2 PP alla volta. Quindi questo significa far pressione.
Ancora in carica totale, ma è vero che ne hanno due alla fine del gioco. Porca vacca, che odio. Oh, brutto colpo, bravo Sam. Così adesso abbiamo solamente 7 neopulsar rimasti. Tiresias sarà a livello 70, oh, numero tondo. Gaia dal 58. E vuole imparare veicola forza. Potenza 20, attacca il bersaglio con l'energia accumulata più sono state aumentate le statistiche maggiori del danno afflitto. No, lasciamo perdere. Sì, blocca veicola forza. Seblai è il prossimo. Seblai è a debole. È a tipo buio spettro lui. Proviamo Ryan. Proviamo, secondo me è debole al folletto. Sì. No, brutto, che palle! Priorità di merda! Batte pure i capelli antichi. Ok, sì, ci ho azzeccato. Secondo me devo andare anche tipo con le altre, perché come lo battevi nelle vecchie generazioni. Ok, recupera vita. Ok, Banet. Torniamo ai tipi spettro e basta. Non so quanti Pokémon sono. Comunque non li ho contati. 1, 2, 3, 4. Forse ne resta ancora uno. Sì. Un altro Banette, non avevano altri Pokémon spettro da mettere, quindi ha messo due Banette. Ok, questo è l'ultimo. Perfetto. E Esther è stata sconfitta. Oh, accipicchia, questa volta ho perso. Anche il legame che c'è fra te e la tua squadra è molto forte. L'ho sottovalutato, ecco perché ho perso. Mi piacerebbe vedere fin dove riuscire ad arrivare grazie a questo legame. Prosegui nella prossima sala. Va bene. Allora, la prossima è tipo ghiaccio, mi ricordo bene. Quindi mettiamo finalmente come primo Pokémon Groudon. Oh, forse avevo un po' più di difficoltà forse adesso, perché Groudon è di livello 55 rispetto a Sam che è di livello 62. Ecco, da cui si può intuire che è tipo ghiaccio. Il Super 4, perché vedete c'è la neve, sta nevicando, con quale logica nevica dentro una sala, boh. Meno quella, madonna, pure il ghiaccio. Però non scivolo, mi sembra. No, non scivolo, anche se sei congelato tutto, non scivolo. Salve, signora. Salviamo. Bene, Gaudo, sei pronto ad affrontare il terzo Super 4? Spero di sì. Benvenuta, sono Frida del Super 4. Sono giunta ora da lontano per affinare le mie capacità con i Pokémon di tipo ghiaccio. Ma finora sono venuta a sfidarmi solo allenatori e Pokémon deboli. E tu, sarai alla mia altezza? Sarebbe una gioia lottare con te in una sfida degna di questo nome. Lo faccio un po' inquietante. Ok. Frida. Oh, vado con Glalie. Ah, che bel Pokémon Glalie. Proprio molto simpatico. Ok, quindi livello 52. Quindi il suo Pokémon più potente è di livello 54. Vai, Groudon. C'hai solo 3 livelli in più, ma tu sei forte con l'archio risveglio, quindi non avrei problemi, lo so io. Lava sbuffo! Mamma mia! No, li facciamo fuori tutti con lava sbuffo, li cuocio tutti. Li faccio tutti alla griglia.
Questa scelta sarà Wall Rain. No, non mi interessa, ragazzi. Io faccio tutti fuori con Groudon in questo. Ah, porca vacca. Wall Rain. Proviamo breccia. Sì, super efficace. Perché è un tipo acqua e ghiaccio, lui mi pare. Quindi. Mamma mia! Ha provato a usare una mossa di tipo acqua, ma non ce l'ha fatta. Wall è tipo acqua e ghiaccio, quindi non può essere debole a fuoco, ma il ghiaccio è debole anche alla lotta, quindi è al tipo terra, mi sembra. Mamma mia, bravo! Bravo anche Groudon, che hai fatto tutto colpo. Livello 56 intanto, bravissimo. Latios sarà livello 57. Latios è il protagonista tu nel prossimo, Frostlass. Questo lo brucio. La brucio, anzi, perché sono una femmina. Pum! Mamma mia, guardate come scende veloce la paga vita! Non te ne accorgi neanche che, ecco. A me piace pensare che i Pokémon neanche se ne accorgo che vengono fatti. Vengono sconfitti. Livello 65 per Sam, un'altra Frostlass. Poi ne resta uno. E l'ultimo sarà un Glalie ancora, perché ricordo che il Pokémon associato a Frida è Glalie, quindi. Sarà un Glalie di livello 54. Sì. Vai, vai, Groudon, è l'ultimo questo. No, livello 52. Ma allora il Pokémon più potente è la foca, che non mi ricordo più come si chiama. Boh, non ci ho fatto caso. Ale. Comunque i Glalie mi stanno antipatici. Fuori da battuta. Tu e la tua squadra fate scintille. Con quella faccia me lo dici. Il vostro spirito ribolle. Non è facile contrastare il vostro ardore. Non mi sorprende che la mia tecnica basata su mosse di tipo ghiaccio si sia rivelata inefficace. Prosegui nella prossima sala. Preparati a sperimentare la vera potenza della temibile Lega Pokémon. La vera potenza la sperimenterò col campione. Comunque, chissà mai il campione in carica. Allora, prossima sala. Latios sarà il protagonista, quindi lo mettiamo subito come primo Pokémon. Perfetto. Svolgiamo la nostra nuova mossa Drago Pulsar. Allora, qui è inutile dirlo. Vedete lì la testa di un drago, quindi è raffigurato un drago, perciò non fatevi ingannare. Il Super 4 è forte con i tipi drago. No, che ci fai più generazioni ci hanno come ultimo Super 4 uno specializzato in tipi drago. Anche Pokémon Y, l'ultimo Super 4 che abbiamo affrontato, era specializzato in tipi drago. Qui potete anche giocarmi la Mega Evoluzione, ragazzi, perché l'altro sarà la Triusite. Però non la giocherò, voglio giocare non troppo facile. Salve! Ah, proprio fiero. Sono Drake, maestro del tipo drago e ultimo di Super 4. Nel loro habitat naturale i Pokémon selvatici vivono secondo il loro capriccio. A volte ci causano problemi, a volte ci aiutano. Sai che cosa ci vuole per lottare fianco a fianco con i Pokémon? Se non lo sai non potrai mai battermi! Ok. Va bene, è stato molto chiaro. Vai, prendi parte alla sfida di Drake, ultimo di Super 4. Ripartiamo con il Pokémon tipo drago più... cioè, quello più paccioso di tutti, Altaria. Qui mi aspetto che abbia tutti i draghi diversi. Non mi ricordo se ci sono tutti diversi. Comunque, che magari sfrutta il fatto che sto gioco è di sesta generazione, il remake, quindi magari c'è anche Pokémon di quinta, che ne sai. Beh, intanto questo primo Altaria va a quel paese. Comunque livello 53, quindi il suo Pokémon più potente è di livello 55. La scelta sarà Salamence. Oh, questo è il suo Pokémon Salamence. Ma ragazzi, ve lo ricordate da Pokémon Mystery Dungeon? Fighissimo Salamence, Pokémon di terza generazione. Che ricordo bene la descrizione del suo Pokédex, che diceva la sua evoluzione alle ali, perché lui aveva il grandissimo desiderio di volare fin da quando era piccolo. Perché Salamence si evolve da Bagon, che vedendolo vedete che Bagon, sono andato a vedere, non ha le ali. Stessa cosa la sua evoluzione successiva non ce l'ha. Però il suo desiderio è talmente forte che il suo patrimonio genetico ha fatto in modo che quando si evolve nella sua ultima forma lui abbia le ali.
Comunque, vabbè, adesso che abbiamo fatto fuori Pokémon più forte, non dovrò avere problemi, mamma mia, ragazzi, è devastante Dragon Pulsar, è devastante. Mamma mia, livello 58. Ok, resta l'ultimo. No, non è l'ultimo Flygon, no, comunque, sì, ne restano ancora due. A proposito, ha sparato tutti i Pokémon diversi, ho visto. Allora, prima ha fatto Altaria, poi Samus, Flygon, poi Kingdra. Chi ha come ultimo leggendario? Secondo me c'è Dragonite come tipo drago, ultimo tipo drago. Perché Dragonite è di prima, ci può stare che lo abbia messo. Vediamo, 3 visitate level 71. 57 per Ground. No, Flygon, un altro Flygon. Ma perché programmatore già ai tempi di Pokémon Rubio non avete messo Flygon? Ah, probabilmente perché non esisteva Flygon. No, sì, Dragonite. Perché mi sembra logico che in un gioco di terza generazione esistevano già allora i Pokémon di prima trovabili. Vabbè, comunque, niente Dragonite. Ho pensato, o mi metteva tipo i Dragon, però i Dragon mi sembrava un po' troppo per un Super 4. Anche se siamo in un remake in sesta generazione, però ho detto no, secondo me c'è Dragon che è di prima, cioè sicuro che magari ce l'ha, perché siamo comunque in terza generazione. Niente. Superbo, non c'è che dire. Grazie. Bene ragazzi, sono arrivato alla fine. Devo complimentarmi con te. Sei stata brava ad arrivare fin qui. Sai certamente cosa ci vuole per essere una grande alleatrice. Sì, un allenatore deve avere un cuore giusto. I Pokémon entrano in sintonia con il cuore del loro allenatore. Imparano a distinguere il bene e il male e così facendo diventano forti. Bene, adesso vai. Il campione ti sta aspettando. O dunque, signori. Io vorrei affrontare in questo episodio il campione, ma già so che poi dopo i titoli di coda, perché dopo lascerà anche i titoli di coda ovviamente, renderanno l'episodio troppo lungo. Quindi signori, direi che possiamo fermare già l'episodio qui dinanzi a questa gigantesca porta che fa un pochino impressione al vedersi. Ci fermiamo proprio qui davanti, curiamo tutti i nostri Pokémon almeno con l'iperpozione. Sono Travis, doveva essere curato, ok. E nel prossimo episodio vediamo di battere il boss finale e poi di vedere i titoli di coda e poi... Giusto, subito qualche piccolo extra, ma giusto, perché mi ricordo che i titoli di coda impiegano un pochino a scorrere, quindi... Onde evitare che questo episodio, ragazzi, vada oltre i 60 minuti, perché il mio tablet al massimo può registrare 60 minuti. Piuttosto, questo episodio è più breve del solito, ma il prossimo sarà pieno così di roba, quindi ragazzi restate sintonizzati perché nel prossimo episodio concluderemo la storia del gioco. Mica quanto sono gasata.